L'imminente entrata in funzione dello Street Control ad Alcamo fa inviperire i commercianti della città. Ieri pomeriggio sono stati convocati dall'amministrazione comunale per presentare il nuovo sistema che prevede l'installazione di una videocamera nell'auto dei vigili urbani in grado di verificare in tempo reale eventuali trasgressioni al codice della strada con il rilevamento immediato delle targhe anche con la pattuglia in movimento. Sarebbe come una sorta di multa a strascico che non perdonerà davvero nessuno. Gli esercenti sono stati quasi compatti nel criticare la scelta del governo cittadino guidato dal sindaco del Movimento 5 Stelle Domenico Surdi. I negozianti hanno la fondata preoccupazione che lo street control possa far impaurire e scoraggiare i clienti che spesso sono alle prese proprio con la difficoltà a trovare i parcheggi. Ecco perché si fa ricorso al posteggio in doppia fila, un malcostume che ad Alcamo è diventato quasi consolidato. Gli esercenti hanno lamentato la totale assenza di servizi, non solo i carenti parcheggi ma anche i mezzi di trasporto pubblico inesistenti, non ci sono nemmeno parchimetri per poter acquistare i ticket per le strisce blu, una città che sul piano della viabilità viene considerata invivibile. Prima mettono tutti questi servizi e poi noi ci accodiamo allo street control perché è una cosa legale, è una cosa bella, a noi ci piace la serenità, però la gente deve parcheggiare, viene un cliente di fuori, viene un cliente di Alcamo, di Sant'Anna, deve parcheggiare pagando. Cioè deve pagare, poi ci vuole il quarto d'ora di tolleranza, ci vuole tutte queste cose. E faremmo solo tutta a vantaggio dei centri commerciali, perché ognuno dice, vabbè, devo comprare una maglietta, devo comprare una cosa, mi vado a cercare. Non ci sono i parcheggi, quindi cerchiamo un po' tutti di metterci con le manine come siamo, cioè l'amministrazione faccia la sua parte, noi facciamo la nostra parte e ci collaboriamo. Secondo quanto preannunciato dal comune di Alcamo, lo street control entrerà in funzione alla fine di questo mese. La telecamera sulla pattuglia dei caschi bianchi multerà a tappeto non solo i veicoli in sosta vietato e in doppia fila, ma anche quelli sprovvisti di assicurazione e revisione. Si tratta di una tecnologia innovativa che sostanzialmente funziona come uno smartphone. Nonostante le rimostranze, l'amministrazione comunale andrà avanti nell'ottica però non di reprimere. Questo permetterà di dare anche maggiore sicurezza alla circolazione e quindi tutelare il patrimonio delle persone. Per noi è uno strumento di polizia statale che ci permetterà di rendere un servizio più efficace e efficiente nell'ambito del servizio sia di viabilità che di polizia stradale. Il punto principale dell'amministrazione non è prendere le multe alle macchine in doppia fila, ma è cercare di riportare un po' d'ordine all'interno del centro cittadino. Quindi noi siamo impegnati in questo senso a riportare l'ordine e a promuovere, diciamo, l'utilizzo dei mezzi alternativi.